136. Classico Madness, poco da dire. Gioca The Hollow One per sinergizzare. E ovviamente Inti perché ha free scarto. Di gratis fai Rotwalla. Questo è forte, sempre stato forte. C'è la nuova removal che è molto molto forte, eccetera eccetera. Proviamolo. Da giocatore di controllo non mi piace questo mazzo, ve lo dico. Nel senso che secondo me se devo giocare un aggro del genere gioco maghi. Non gioco questo. Però proviamolo, magari è forte. Magari è forte. Quella volta in cui non hai fatto il push e ti trovi contro maghi, piangi probabilmente. Probabilmente piangi, però vediamo. Magari è forte, magari ha dei matchup in cui invece continuare a proporre pezzi gratuitamente con Madness ti ribalta le partite contro controllo. Se controllo non ha purga e removal a un mana o due mana, gli fai male. Però vediamo. Vediamo. Jhansi. Beh, questo è un keep. Di primo facciamo Rotwalla gratis. Purtroppo dobbiamo scartare una looting per non scartare Temper di cui non avremo il mana. Oppure passiamo il primo turno e di secondo facciamo sia Temper che Rotwalla. Bisogna vedere che cos'è Jhansi intanto. Bisogna vedere. Bisogna vedere. Mago. E allora lo facciamo a T2, dai. Vai. Potevamo farlo anche adesso, scartare un Inti. Vediamo cosa fa Oppo. Vediamo cosa fa Oppo. Per ora voglio giocare conservativo qui. Anche perché lui può farmi rimozione su Blazing. E avendo Hardman legato, ecco, è meglio togliere Arcanista, decisamente. Decisamente. Allora, facciamo così. Temper, Rotwalla. Sì. Sì, qua. Tre carte in mano Oppo, se ha Fiamma di Anor siamo morti insieme a terra, eh. Se a Fiamma di Anor siamo veramente morti. Qui facciamo looting che scarta Rotwalla e un Inti. Speriamo in una pescata buona. Che in realtà scartare Inti è una merda qua. Vediamo. Jhansi è UR Wizard. Adesso vediamoci, se peschiamo una rimozione è meglio giocare una rimozione, Nick. Quindi devo pensare anche se pesco removal che cosa faccio. Esatto. Allora. Questa deve essere il pezzo che lo ammazza. Quindi facciamo Inti, scarto Temper, sparo Temper. Ok, GG, finito le risorse. Sì. Vai. No, Terminator. No, no, non credo. Nel senso che se ti piace standard lo puoi giocare, ma non è un formato bellissimo attualmente. Però questo è soggettivo, quindi se ti va di giocarlo... Comunque ragazzi, sì, hanno aumentato per forza i drop rate di mitiche rare, nelle giornaliere, per forza. Le sto trovando tutti i giorni, per forza. Ma perché ci sono i combo discover che stanno un pochino spaccando tutto, Geco. Infatti secondo me lo bannano questa settimana o la prossima.
E allora Terminator porta un attimo pazienza. Gioca intanto che è così. Ma poi non buttarci troppe risorse, ecco. Io non ci butterei troppe risorse in standard. Questo è un keep. Di primo facciamo doppio drop. E poi con questo in teoria dovremmo andare a fare ancora. Allora, in realtà, cos'è che dice lui? Equal, giusto? E allora sì, andiamo a prendere un'altra rotta. Oh no, persa? Sapete che mi sa che è già persa. Se non proponiamo un'aggressione troppo più grande. Ah, ma non è detto che sia. No, no, no. Non è detto che sia combo lui. Magari è controllo. Magari è controllo. Vai. Magari è controllo. No, è combo. E allora sì, forse abbiamo perso. Dipende. Allora, qui abbiamo un Hollow One gratis, però, eh. Secondo me questa non serve adesso. Scartiamo queste due. Questa costa comunque uno, però. Sì, dobbiamo blizzarlo, quindi sì. Scartiamo queste due. È giusto, vai. Adesso la nostra aggressione è più grande della sua, in teoria. In teoria, poi bisogna vedere qu quanto diventa grande questo Ghast. No, ma infatti noi, tutti quanti sapevamo che Discover avrebbe rotto il gioco. Lo abbiamo detto tutti. E così è stato. Ok, adesso ci fa 3 danni a turno. Vediamo se anche quello che lo potenzia per ogni incantesimo che ha. Se ce l'ha abbiamo perso, palesemente. Perché ci fa set, almeno 9 danni a turno e noi non gli stiamo dietro. Anche se con il Rotwalla c'è qualche danno extra. Ma secondo me lui è più facile che abbia. Cazzo, ho fatto terra nera però, ho sbagliato. N non ho terra nera in mano. No, mi sa che siamo morti allora. Lui ha anche l'angelo in più, raga. Finita, persa. Ecco, questa è. Ah, terra nera c'è. Questa è la fragilità che vi dicevo di questo mazzo qua. Secondo me non ha possibilità di gioco quel mazzo qua. In un formato così. È molto Glass Cannon, ma troppo poco. Ma troppo poco. Vince lui di angelo che fa. Peccato. 5 più 4 più 3. Sì, siamo morti. GG. GG. Ci sta, ci sta. Ci sta. È il motivo per cui. Non lo so. Questo è forte come mazzo. Perché, ripeto, può aggredire forte, ma. Boh. Mano perfetta. Fosse stato controllo, saremmo morti comunque. Ci avrebbe fatto purga a quel turno lì. E non facevamo più niente. No, ci restava Hollow One in realtà. C'è da dire che ci restava Hollow One, quello sì. Quindi forse no, contro controllo non la perdevamo. Vediamo, Tintin. Non lo so, Cerro, quante buste sono. Questo è un Mulligan. Ah, gioca anche la terra nuova, non me ne ero accorto. Questo è mago, comunque. È mago? La terra. Tutto il resto è risorsa. Tenten, mago numero 1. Inti dopo. Via. Io monterei UV Control. Però Wizard ti fa farmare un po' più velocemente. Non è meglio farla nel suo turno la push? No, se gioca il pesco 2 dei maghi, pesca delle carte gratis. È vero che gliene fai pescare comunque una. Però gli dici subito: no, non voglio prendere danni dallo 0-3. Puoi sinergizzare in un altro modo. Se ha Bolt, te lo fa. Quindi, no, è sempre meglio spararglielo nel Tunic. Il Bolt gratis non te lo devi mai far fare in faccia. Quindi andiamo a fare l'adepto. E restiamo open di push. Vai. Sempre quella Terminator. Sto giocando un po' di modifiche, ma è sempre quella.
Però devi essere un... cioè, spero che ti piaccia giocare controllo se monti quella, perché se monti quella e poi non ti piace giocare controllo è un po' un controsenso. Removal sull'adepto. Push sul Soulscar. E secondo me siamo già morti. Perché siamo sotto di risorse e sotto di creature. E secondo me siamo super morti, ragazzi. Vai. Ok, Berserk, buono. Ciao, Bittone! Buongiorno. Buongiorno, Bittone. Facciamogli lo shoutout al buon Bittone. Penso che scarterò Inti. Siamo morti, dai. Secondo me questa partita è bella che è andata. È vero che facciamo un 4-4, però... Boh. Boh. Questa è esattamente la mia preoccupazione. Se non uccide nei primi turni, questo mazzo tendenzialmente non fa niente, giusto, ragazzi? Cioè, a parte fargli mangiare risorse all'oppo, come in questo caso perché Tentena è fermo di terre. Cioè, tu... come fai a proporre un'aggressione vera? È Madness, sì. Stiamo scoutando MTG Azun oggi. Sì, ma infatti Nick, secondo me, è mazzo poco sensato. Sono sincero. In un meta così pieno di combo e di maghi, non avere... Grazie Dark Herald! Grazie mille Dark. Non avere un piano B oltre all'aggressione non lo rende esattamente un mazzo su cui scommetterei troppo. Poi magari vince, magari ti porta anche a premio, perché c'ha quel fattore aggressivo forte e gratuito con Madness. Però non mi sembra... Eccoci qua. Eccoci qua. Non mi sembra un... Non mi sembra un piano buono, ecco. Non mi sembra la miglior cosa che vi dico sì, ci sto. Non mi sembra. Quali mazzi vanno su MTG Azun? Tutti quelli che caricate su Twitter, ragazzi. È per quello che a me non piacciono i tracker online. È per quello che tutto quello che c'è online dico di prenderlo con le pinze. Perché purtroppo è gestito un po' a caso la cosa. Purtroppo. Snapcaster a vuoto per fare aggressione. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Ci sta, è giusto. Io avrei aspettato un turno, ma... Secondo me possiamo concedere, ragazzi, eh. Sì, perché adesso lui fa Jaggi o fa un'altra fiamma, boh. Magico Snapcaster, in best of 3 sì, in best of 1 no. No, a volte ti ferma tutto. Via. Pass. You are wizard. Ed è stato fermo di terra lui, eh. Vediamo se ce la facciamo andare a premio senza perderne più. No such salami. Ma questa è una bella mano. Questa è una bella mano perché di primo faccio questo, di secondo facciamo questo che fa gratis questo, o questo che in due turni ci dà una Blazing Rotwall gratis. Credo che farò questo. E lui in teoria si potenzia. Il fatto è... Se di là c'è il removal a turno 1, hai gain life. O enchantment. È gain life, ok. Dobbiamo proporre un'aggressione molto specifica adesso. Dentro 4 danni. Non para mai. Tanto lì rifà che gli frega, vai. Sono d'accordo, chef. Sono paurosamente d'accordo. Sì, ammazzo fantasia, eh.
Lui è un mazzo brutto. Non dico brutto perché è costruito giusto nella sinergia. Non dico brutto. È la sinergia giusta per Historic. È però nel meta. Boh. Nel meta, boh. Ah, lui è Aristocrats. È il mazzo che andiamo a giocare dopo. È il mazzo che andiamo a giocare dopo. Cioè, deve girarti proprio in modo specifico e perfetto. Specifico e perfetto per funzionare questo. Ok, push è buona. Push è buona, attenzione. Allora, push qua. Sì, sicuro, al 100%. Pago. Poi, terra rossa. Che magari peschiamo qualcosa. Entusiasta, che scarta Rotualla, trigger di adepto. Va bene, ma il prossimo. Va bene, è andata bene, dai. È andata bene. Non so perché abbia concesso, sono sincero. Lui aveva almeno 2 turni. Quindi non so, non capisco. Io avrei aspettato un attimo a concedere. A meno che non avesse più terra in mano. Però io non avrei concesso così. Devo aspettare un attimo. Lotus Eaters. Tutto attaccato, no? Questa è una buona mano di Magic. Questa è la Chichippa. Turno 1. Turno 2. E vediamo. O turno 2 se lui non propone creatura, ovviamente. E se decifriamo che i 3 danni è meglio farli magari pagando 3 in faccia a lui. Vediamo. Dipende tutto da che cos'è lui in questo momento. E cosa peschiamo scartando Rotualla. Avrei preferito un looting con la mano che ho. O un'altra Rotualla. Però bisogna vedere, ripeto, che cos'è lui. Combo. Looting arriva. E allora facciamo così. Scartiamo. Dentro l'imp. E meniamo fortissimo. Perché poi looting mi scarta. Mi sinergizza Flare Temper. Questi so danni. Però bisogna vedere lui che cos'ha in mano adesso. Ecco, questa partenza è molto carina. Bello, questo mi piace tanto. Però, ripeto, secondo me lo 0-3 dei maghi è ancora più forte di questa partenza. Allora, se lui ha tesoro siamo morti. Quindi tengo Flare Temper. Se lui ha tesoro siamo super morti, devo tenere Flare Temper attiva. Sì, è figo. Ma infatti lo dico, Prato, lo dico anch'io. Per me è figo. Gnafo, grazie mille per il secondo mese, grazie Gnafo, grazie mille di cuore. No, non è che Maghi è nettamente più forte, io sto parlando delle partenze. Se devo parlare delle partenze in BO1, è troppo più forte la partenza di Maghi rispetto a questa. Fermo restando che se adesso lui prova a scombare abbiamo vinto perché abbiamo Flare Temper. Quindi gli fermiamo il Discover Combo. Però abbiamo anche pescato molto bene, eh. Abbiamo top deckato adesso. Che era al looting e abbiamo giocato bene, dai. Obiettivamente abbiamo giocato bene. Lui adesso ci deve provare, se non muore. Non ci prova? Beh, ma siamo lethal, Oppo. Se tu non ci provi, siamo lethal, quindi. No, non è così tanto fragile come sembra, ragazzi. È fragile contro i mazzi aggro che aggrano per davvero. Ma on the play di terzo, se ti fa la combo, perdi, eh. Non è che ci sono. Non mi hai convinto, Oppo. Non mi hai convinto per niente. Non mi hai convinto per niente con questa mossa. Ma che opzione era quella lì, scusami? Ma perché non ha concesso prima? Vabbè, vinta, dai. Vinta. Tre. A busta ci siamo e ci siamo anche bene, dai. È che Maghi è troppo. Maghi è troppo per quel mazzo qua. Fiamma di Anor è troppo per il meta, figurati per quel mazzo qua. D'altronde. Vai.
Sì, Appraiser muore con tante cose, ma lo bannano per forza. Grande Baina, come consiglieresti per fermare gli eventi ad oggi? Di aspettare un attimo per vedere se bannano robe. Però maghi, totteri, UV control. Questo mono nero che abbiamo fatto prima sembra spettacolare, ma non lo so. Insomma, ci sono tanti mazzi con cui puoi farmare. Anche Esper totteri è forte. Ne hai parecchi di scelte. Se vuoi rischiare e fare di game ball, vai di finché non lo nerfano, vai di Leyline in combo, eccetera, eccetera. Ce ne sono tante di robe. Tante, tante, tante. Tante scelte anche. Però Maghi, in teoria, attualmente è il più quotato. Attualmente è tornato ad essere il più quotato. Poi bisogna vedere se resterà il più quotato. Allora, questa mano. Turno 1. Turno 2. Sì, si può tenere. Non è fortissima, non è esplosiva. Mono G Devotion. Elfi. Allora, turno 1 è spara l'elfo. Poi vediamo. Il fatto è che se elfi... sono d'accordo. Se elfi non abbiamo una mano bellissima. Se elfi non abbiamo per niente una mano bellissima. Stiamo rischiando, ragazzi. Se non pesco removal adesso, stiamo rischiando. Non è removal, ma vi dirò di più. O faccio hollow one. No, non ha senso fare hollow one. Facciamo così. Mi serve più danno. Vediamo. Ok, siamo morti. Siamo ufficialmente morti. Vabbè. Ecco, un mazzo aggro che muore da elfi vuol dire che è un mazzo non pronto per questo formato, secondo me. Peccato, perché è molto interessante come idea. È molto interessante come idea. È molto, molto interessante come idea. Non ho doppio rosso. Peccato. Combat. Non avendo doppio rosso, o sopravviviamo questo turno per miracolo con doppio blocco, e allora gli sparo. Però lui guadagna due vite con The Great Henge. E ha talmente tanto mana che un Crater of Behemoth ci manda veramente sulla luna. Buongiorno, Dennis. Vediamo. Vediamo se ha Behemoth ha vinto. Vabbè. Allora, tiriamo le somme. Va bene, ci sta, non è un brutto mazzo. Mi piace, mi piace, mi piace. Non capisco veramente quante volte devi hard malligare per avere almeno sempre un discard gratis. Può essere. Però si è confermato quello che dicevo. Ci sono dei mazzi troppo più veloci di lui nel formato e ha delle mancanze dal punto di vista della gestione board. Però è un bel mazzo, mi piace, divertente, sempre bello Madness, GG Maffi, bel lavoro. Bravo, bel lavoro.